e quindi presentò la mia candidatura. Dopo qualche anno, anche perché c'era stato l'attentato terroristico, ricorderete forse al Bardo, quindi sono state delle complicazioni. E in effetti è arrivato il cosiddetto exequatur, cioè la qualifica che attraverso il Presidente della Repubblica di Tunisia viene conferita ad un rappresentante diplomatico onorario appunto in Calabria e in questo caso proprio nella città di Reggio Calabria. Quindi è stato per me, insomma, un onore ricevere anche qualche mese fa l'ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, che è voluto venire per il mio insediamento a Reggio Calabria. Abbiamo fatto anche un seminario economico proprio sulle opportunità di sviluppare e consolidare le relazioni fra Reggio Calabria, la Calabria e la Tunisia. È stata un'occasione molto importante, un primo passo. Io poi sono stato anche ospite del ministro degli affari esteri Dan Mamet, del ministro del turismo, e abbiamo cominciato insieme ad altri consoli onorari sparsi un po' per tutto il mondo a relazionarci rispetto alle prospettive che poi ci potranno essere con gli imprenditori regionali. Adesso stiamo lavorando anche con l'Università Mediterranea, l'Università per Stranieri, per stabilire delle relazioni internazionali, quindi è per me un onore, una responsabilità, un piacere che posso in qualche modo contribuire allo sviluppo anche turistico, economico, sociale della nostra realtà, perché appunto, come dicevi tu, Tonino, Reggio ha una sua vocazione verso nel il bacino del Mediterraneo Mediterraneo, che insomma. certamente va implementata, consolidata attraverso un'amicizia che io ho detto in quell'occasione della visita di Moez Sinaoui a Reggio Calabria, che ripeto anche adesso, è prima di tutto un'amicizia fra popoli, cioè il popolo tunisino e il popolo reggino e calabrese in generale. Senti, possiamo dire Luigi intanto che siamo in diretta anche Sì, sulla tua pagina Facebook, Luigi sul mio Palamara, profilo quindi. ho condiviso anche con il dottore qua Agostino Siviglia, per cui chi vuole seguirci già lo stanno facendo, Oltre a sono. farlo via radio, oltre a farlo attraverso il sito internet di Antenna Febea, anche sulla Sul profilo. pagina, sul profilo del nostro amico l'arciere Luigi Palamara, sentite anche il sottofondo di ritorno. Ecco, avvocato Siviglia, cosa importante, io i diritti delle persone che già di per sé sono private della libertà. Posso anticipare una domanda che magari sarebbe più logico fare più avanti, ma parto dalla conclusione, queste persone private della libertà a un certo punto vengono di nuovo in libertà, insomma, Sì. ma non hanno nessun diritto nemmeno dopo. Praticamente spesso sono ancora marchiati a vita come carcerati, come detenuti, come delinquenti e difficilmente hanno una seconda opportunità. Possiamo partire dal finale, ecco, poi magari torniamo a quella che è la situazione carceraria in generale e al loro status. Certamente il finale, il fine, la funzione rieducativa della pena è proprio quella che è prevista dalla Costituzione Repubblicana. Non ci dimentichiamo che l'articolo 27,3 della Costituzione recita testualmente che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi la Costituzione, i padri costituenti hanno previsto che la funzione della pena in senso preminente fosse proprio quella che tu dicevi, cioè la fine, il finale, come va a finire dopo che una persona ha scontato la sua pena? Può liberarsi di questo etichettamento che è una condanna penale, che l'essere stato in carcere reca con sé? Allora, questa è una grande domanda, una domanda fondamentale, una domanda per la quale io mi spendo da tanti anni nel tentativo di dare una risposta concreta, perché io sono fermamente convinto che la funzione rieducativa della pena sia cruciale, sia costituzionalmente garantita, e questo è un dato oggettivo, che bisogna dare un'altra possibilità a chi decide di imboccare una via alternativa di scelta di vita, e che è cruciale soprattutto alle nostre latitudini fare sì che appunto il finale sia un finale positivo. Ci sono tante esperienze positive di tante persone che hanno deciso di emanciparsi dal crimine, da se stessi. Noi abbiamo visto proprio qualche tempo fa, premiato alla Camera e in tante altre occasioni, il Presidente del Tribunale Roberto Di Bella con il suo Liberi di Scegliere. Quindi quanti ragazzi poi si emancipano da se stessi, dalla loro storia familiare anche di devianza. E ci sono anche altri casi di giovani che dopo aver scontato la loro pena hanno imboccato una via di cambiamento e sono riusciti anche molto bene. Penso
a Sasastriano, no? Nei prossimi giorni sarà qui in occasione del Film Fest. Sasastriano è stato detenuto per più di 7 anni, prima in Spagna, poi in Italia. Ha letto un romanzo, una diciamo tragedia più che altro di William Shakespeare, che era Tempesta, poi l'ha rappresentata in uno spettacolo teatrale a Roma, Re Bibbia, lì c'è la Fondazione Enrico Maria Salerno, che forse voi ricorderete, ha dato vita anche a quella bellissima esperienza del film Cesare deve morire, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, recitato da molti detenuti, fra i quali Sasastriano. Poi lui ha partecipato anche a Gomorra, ha scritto poi un libro, Le teste matte, sulla sua storia criminale, e ormai da diversi anni è un attore, uno scrittore impegnato sia al teatro che al cinema, e quindi è una bella testimonianza credibile che effettivamente la pena può servire per rieducare. Però può essere demandata al singolo, come dire, alla persona, a se stesso, come dire, la rinascita. O devono essere le istituzioni a creare i presupposti per una rinascita, cioè devono far vedere la luce fuori dal tunnel. Quindi credo che le istituzioni debbano fare la loro parte, e dove la pena deve essere espiativa e non punitiva a vita, insomma. Assolutamente, certamente va detta una cosa cruciale: il protagonista primario, personale, autenticamente, intimamente, della vicenda del detenuto è prima di tutto il detenuto stesso. Questo vale per ogni essere umano, non si può prescindere dal proprio sì, dalla propria scelta complessa e complessiva di cambiamento. È evidente che tutti noi ce la possiamo fare con il nostro impegno, ma non da soli. Quindi il sostegno delle istituzioni, dello Stato, della magistratura, del garante, dei corpi intermedi, delle cooperative, delle associazioni, del tessuto sociale di riferimento è cruciale affinché appunto poi chi ha delinquito possa essere riaccolto nella società non con lo stigma del delinquente, ma con la prospettiva di poter imboccare una via alternativa, una scelta di vita positiva. È certo più complicato sicuramente ed è una via complessa da percorrere, però ripeto, ci sono tante esperienze positive che lasciano ben sperare. Purtroppo noi magari nella cronaca leggiamo invece più spesso, sentiamo parlare delle esperienze negative, ma si sa, il bene non fa rumore, quindi quando capita che ci sono esperienze così positive è più difficile andare a scorgerle, però è accaduto, continua ad accadere e accadrà ancora, perché l'uomo è padrone del suo destino e se vuole può cambiare corso alla propria esistenza. Io direi nel frattempo il nostro Luigi di accomunarsi, perché vogliamo sentire la sua voce. Una domanda per il nostro avvocato Siviglia, proprio legato al suo delicatissimo ruolo: che soddisfazione ti sta dando, al di là della delicatezza del ruolo, questo tuo impegno, avvocato Siviglia? Sì. Che è un impegno prima che professionale, direi sociale, perché credo che tu questo impegno, visto che ti conosco ormai da tanti anni, forse ce l'hai prima nel cuore che non nella testa. Sì, sicuramente, non c'è alcuna ombra di dubbio che il mio è un ruolo istituzionale, ma è un ruolo che non può prescindere da quel senso di umanità di cui parlavamo. La stessa Costituzione repubblicana usa una sola volta la parola umanità, e la utilizza proprio all'articolo 27, allorquando si parla del senso della pena. E quindi una pena che non può essere contraria al senso di umanità. Non c'è alcuna ombra di dubbio poi che, oltre ad essere un fatto che mi impegna istituzionalmente e personalmente, è un fatto, un'attività funzionale che non può non impegnarmi socialmente, perché, come dicevamo prima, il ruolo della società, del capitale sociale è cruciale. Ed è ancora più cruciale alle nostre latitudini, dove purtroppo noi dobbiamo fare i conti con una realtà deviante che da sempre, da troppo tempo, ammorba la nostra realtà come una zavorra che non consente poi la vera libera espressione. Ecco, quella stessa espressione che cita il dottore Di Bella, no? Liberi di scegliere, che non ci rende liberi fino in fondo di scegliere e di essere padroni del nostro destino. Io quindi penso che questa sia una missione, fra virgolette, estremamente importante, perché contribuire nel proprio piccolo quotidianamente, magari a riuscire a consentire ad una persona di diventare veramente libera di scegliere, penso che sia un obiettivo
fra i più ambiziosi che una persona, un professionista, un'istituzione si può porre. Io chiederei a Luigi, insomma, adesso di intervenire nella qualità di arciere. Prima ti ho fatto i complimenti sulla voce, ma mi hanno mandato un messaggio dicendo per favore smettetela di fare questi complimenti. Ecco, finiamo. L'abbiamo fatto nostro. Adesso cerchiamo di affrontare, ecco, a te la domanda. Sì, io lancio una frecciatina. È notizia di oggi che sappiamo che in alternativa agli arresti in carcere ci sono i domiciliari, ma molto spesso i domiciliari inducono lo stesso detenuto a delinquere. Un detenuto, proprio notizia di oggi, durante gli arresti domiciliari viene trovato in possesso di droga e di denaro di provenienza illecita. Insomma, c'è un problema sia dentro che fuori le carceri. Chi va a scontare una pena, diciamo, più mite per i domiciliari, a volte poi continua a delinquere, quindi un po' va a bruciare quella che può essere in effetti un'alternativa meno dolorosa, tra virgolette, per chi comunque è ristretto pur essendo nei domiciliari, però quantomeno sta a casa. Ecco, questo può danneggiare in effetti chi può ha diritto poi di andare ai domiciliari, insomma, questo che danno può creare? Crea un danno prima di tutto a se stesso, perché chi continua a delinquere pure in una situazione appunto di limitazione della libertà personale, seppur attenuata agli arresti domiciliari, è evidente che poi vedrà la sua misura commutata nella extrema ratio della detenzione carceraria. Ma questo, ripeto, è sempre un fatto personale. Lo Stato ha il diritto e il dovere costituzionale di fornire un'opportunità di cambiamento, quindi di applicare la e legge, un trattamento educativo, e come ha questo dovere ha anche il dovere però di reprimere il delitto. Attenzione, io sono fermamente convinto che il delitto deve essere punito, ma che l'uomo deve essere salvato. Il delitto rimane alla porta e in carcere entra l'uomo. Io mi occupo di quella che è la dimensione più intimamente umana del detenuto, che è, se sollecitato attraverso un orientamento e anche attraverso alcune corde che sono più personali, sociali, sociologiche, ambientali, può fare una scelta di vita alternativa, ma dipende da lui. È chiaro che se continua a delinquere continuerà ad aggravare la sua posizione personale, perderà la sua libertà e probabilmente resterà in un vortice dentro il quale le alternative saranno quelle fra stare agli arresti domiciliari, fra andare in carcere, nella peggiore delle ipotesi anche fare una fine che può essere anche la più letale. Allora bisogna comprendere che prima di tutto il crimine non è conveniente per colui che lo commette, oltre che per la società che lo subisce. È un percorso, ripeto, complesso, ma è un percorso che non può prescindere dalla scelta personale di chi ne è protagonista. Ecco, una domanda scontata, che poi scontata non è. Agostino Siviglia, garante dei diritti dei detenuti. In effetti, diciamo, sottolineiamo il fatto che lui lo fa completamente a titolo gratuito, quindi non ha uno stipendio. Ahimè, che è anche anticostituzionale, perché prima l'articolo 36 della Costituzione prevede che la attività lavorativa deve essere remunerata e la retribuzione deve essere proporzionata, esatto, alla qualità e alla prestazione. Però, che viene fornita, diciamo, io, ad essere franco onesto, ho lamentato questa cosa a che di dovere, non è che la diciamo abbraccio, non voglio passare, ecco, per qualche cosa che non sono, lo faccio perché ho la responsabilità, esatto, e la coscienza di un impegno che ho preso. Ma certamente è ingiusto, tant'è che io più volte ho fatto presente che non è corretto né da un punto di vista costituzionale né da un punto di vista di valorizzazione di quelle che sono le risorse, le competenze, perché guardate, la gratuità ha a che fare con il valore aggiunto che la persona mette nell'attività funzionale che svolge. Poi il lavoro è giusto che debba essere remunerato, perché è costituzionalmente previsto. Quindi la condizione oggettiva, mio malgrado, di svolgere le funzioni gratis et amore Dei non è una cosa giusta. Io la lamento,
Ciò non di meno ritengo preminente in coscienza portare a compimento l'impegno che mi sono assunto. Con il Garante nazionale stiamo predisponendo delle linee affinché i comuni o gli enti locali che decidono di nominare queste figure di garanzia, non essendo obbligati peraltro, ma essendo una scelta facoltativa, poi si preoccupino anche di fornire le giuste risorse economiche, altrimenti non lo nominino, perché non si può fare lo specchietto delle allodole di questa o di quell'amministrazione, sia ben chiaro. Io parlo con estrema franchezza e ne ho parlato con estrema franchezza anche con chi mi ha nominato, perché ritengo che bisogna essere chiari, che bisogna essere franchi, che bisogna essere onesti, e in questo caso la mia coscienza è cristallina e quindi mi consente di poter essere libero di dire quello che intendo dire e quello che ho appena detto, anche perché la funzione del Garante è una funzione terza, è un authority terzo che svolge le sue attività in maniera indipendente, svincolato dal potere politico, quindi è giusto che queste, diciamo, risorse, la mia come quella di altri che svolgono funzioni similari, vengano remunerate. È una battaglia che continueremo a fare, che vale la pena fare, che è giusto fare, sperando che chi, insomma, di dovere possa cogliere il senso, magari poi ne usufruirà il prossimo Garante, ma la vita... Intanto la strada è stata già avviata. Fa quello che può. Perché in tempi musicali, andiamo con la musica. A me piace la musica pure. Lo so, però abbiamo una cosa più importante che serve. Vedi, l'avvocato lo fa gratis, la radio lo fa pure gratis come noi, ma per andare in onda ha bisogno anche di sopravvivere, quindi viva la pubblicità. Per sopravviva. Allora, dopo il notiziario e la pubblicità, torniamo in diretta con l'avvocato Agostino Siviglia, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, e con l'arciere Luigi Palamara. Allora aspetta che devo mettere in pausa, non so come mettere in pausa, quindi amici e amiche, aspetta che siamo in diretta, quindi, quindi si aspettate, cari amici, sentiamo il fuori onda. Sono nominato. Ah, sentiamo il fuori onda, io non so come no, il fuori onda io cancelliamolo. Come si mette in pausa? Allora facciamo così, interrompiamo e poi magari riprendiamo con la seconda parte dopo il notiziario e la pubblicità. Radio Antenna Febbea, Reggio Calabria, 13 febbraio 2019, insieme a Agostino Siviglia e al conduttore Tonino Massara. Eccolo qua, a fra poco, con una nuova diretta.